Quello a cui noi siamo interessati sono le precipitazioni nel suolo. L'ho già detto prima, ma ve lo ripeto anche adesso. E in particolare useremo un'arma per descrivere queste quantità che sono così variabili, che è la statistica. Quindi ci interessano le proprietà statistiche delle precipitazioni al suolo. Comunque io qui le vado ad elencare un po' tutte quelle che sono queste proprietà che noi andiamo a semplificare. Lo stato fisico, quindi se abbiamo pioggia, neve o grandine, questo è rilevante dal punto di vista ingegneristico e dal punto di vista anche agricolo. L'altezza. L'altezza significa quanti millimetri di precipitazione sono caduti in un certo intervallo di tempo. Questo intervallo di tempo può variare, quindi noi lo specifichiamo. Prima dicevo per esempio millimetri all'ora. Di per sé è un'intensità di precipitazione riferita ad un'ora, riferita ad un intervallo temporale specificato prima, insomma. Un altro elemento importante è la durata. Certo, per durata della precipitazione qui dobbiamo intenderci, perché durata della precipitazione cosa significa? Durata della singola cella convettiva che genera una precipitazione, durata di un fenomeno di precipitazione, ma se io vado a guardare il mio record di precipitazioni posso veramente distinguere delle durate? Allora, in alcuni casi, in particolare in questo contesto di questa lezione, parlo di durata intesa nel senso fisico, che io distingo istanti con precipitazione e istanti senza precipitazione. Però poi, da un certo momento in poi, parlerò di durata come invece di una quantità che io stabilisco a priori e mi chiedono in un'ora, per esempio fra le 8 e le 9, oppure fra le 8 e 15 e le 9 e 15, che precipitazione, quanta precipitazione cade, senza dovermi curare del fatto che tra le 9 e 15 e le 10 e 15 magari gli eventi convettivi di precipitazione che hanno generato la precipitazione al suolo sono magari più di uno. L'altezza accumulata è più che l'intensità, è proprio il volume complessivo di precipitazione. Un'altra cosa importante è l'intervallo medio che intercorre tra due eventi di precipitazione successivi. Si chiama Storm Interarrival Time in inglese. Ed è ovviamente importante perché se io a Trento ho, supponiamo, 1000 mm di precipitazione all'anno, ma se io ho i due eventi di 500 mm, uno che ne so il 15 febbraio e uno il 20 di giugno e poi per gli altri 363 giorni dell'anno non ho nessuna precipitazione, è molto diverso che se io li ho 1000 mm più o meno equipartiti durante tutto l'anno. Evidentemente la questione, il caso di Trento è più simile al secondo, cioè tutta la precipitazione tutta ripartita durante tutto l'anno, e in questo caso conta sapere qual è la distribuzione degli intervalli temporali fra le precipitazioni medesime. Conta ovviamente la distribuzione spaziale delle precipitazioni, che abbiamo visto essere molto variegata, ed è tanto più importante dal punto di vista ingegneristico, perché fa ben differenza se io sono in un punto che riceve un sacco di precipitazione o troppa precipitazione, o sono in un altro punto in cui non ricevo precipitazione o ricevo addirittura troppo poca, magari anche a distanza di pochi metri per ragioni di natura climatologica o comunque di interazione tra la superficie terrestre e l'atmosfera che riproducono questo tipo di elementi. Prima vi citavo la California. Ci possono essere di per sé posti che stanno, diciamo, a valle verso il punto dove arrivano le precipitazioni e lì piove un sacco. Oltre le catene montuose, cioè non è vero che piove un sacco in California, ma oltre le potrebbe essere l'esempio, per esempio, della catena, in alcuni posti della catena delle Ande, cui le precipitazioni, per esempio, arrivano dal
bacino del Rio delle Amazzoni verso la catena delle Ande, che è alta anche 7000 metri, da una parte piove, dall'altra parte c'è il deserto di Akatama o giù di lì. Quindi anche a differenze spaziali poco significative, relativamente poco significative, la differenza di precipitazione può essere molto grande. Conta anche la qualità delle precipitazioni. Negli anni recenti si è parlato, per esempio, di acidificazione delle precipitazioni dovute anche al fatto della maggiore presenza di CO2, ma noi non ci occupiamo di questo in questo corso. Appunto, per stabilire che cosa sono degli eventi, questo è un brutto grafico, ma potrei una volta o l'altra lo farò, mi metterò lì e lo farò per bene. E che cosa rappresenta? Vedete, in ordinate, ci sono gli elementi fondamentali, però in grafico, in ordinate avete un numero che è specificato, che cos'è che è la pioggia in millimetri, e poi i giorni, quindi qui si presume che quella rappresentata sia la pioggia giornaliera lungo una serie di giorni, che qui non sono indicati con le date consuete, ma come numero progressivo. E quel numero corrisponde a 80 anni di pioggia. Vi posso anche dire che la pioggia che vedete lì è la pioggia di San Martino di Castrozza. Allora, se guardiamo gli eventi dal punto di vista di giorni che è piovuto o non è piovuto, anche qui vi rappresento l'arbitrarietà a volte del concetto di evento di precipitazione, che è dovuta spesso all'osservatore piuttosto che all'osservato. Qui, se guardate il grafico in alto, vi viene da dire che a San Martino di Castrozza piove tutti i giorni, perché non vedete, è una questione di rappresentazione ovviamente, anche perché buchi effettivamente ce ne sono. Infatti, se noi zoomiamo su un decimo di questa curva, cioè circa 8 anni, vedete che cominciano ad apparire dei giorni in cui non è piovuto, però la precipitazione è molto intensa. Del resto osservate anche l'estrema variabilità del segnale, non c'è nessuna curva continua con cui voi potete interpolare quei dati. Se ristringiamo a 250 giorni, circa un po' più di 8 mesi grosso modo, allora osserviamo che per esempio qui ci sono dei gap di precipitazione giornaliera abbastanza rilevanti. Allora sì, certo, possiamo dire, beh, qui c'è un evento di precipitazione, qui c'è un gap, quindi questo è il secondo evento di precipitazione, c'è un nuovo gap. Poi qui ci sono tre giorni in cui piove sempre. Qui siamo incerti nel dire se quello lì è un evento o più eventi che comunque si sono succeduti in 3 giorni successivi. Poi abbiamo un bel intervallo in cui non piove. Distinguere comunque gli eventi, perché adesso dite, ma vabbè, questi 3 giorni qua come facciamo a distinguere se sono uno o più eventi? Andiamo a vedere le piogge orarie se ce le avessimo. E allora lì magari osserveremo che in quei 3 giorni ci sono delle ore in cui non è piovuto. E via via su scale sempre più piccole, no? Quindi stabilire cosa sono quegli eventi, in teoria potrebbero essere 6 eventi solo. Stabilire quali sono gli eventi a volte è un po' arbitrario. E appunto questo è garantito, vedete quella precipitazione dovuta ad una collega americana di origini greche, molto brava. Mostra per esempio perché qui il tempo è in minuti, le prime eravamo in giorni, qui stiamo parlando in minuti, è come se noi prendessimo la pioggia di un giorno e la separassimo, e anche qui vediamo la stessa sindrome, cioè abbiamo una pioggia molto variabile e ci sono forse dei gap, degli intervalli che ci dicono che cos'è. Di fronte a tutta questa variabilità, che cosa facciamo? Beh, noi usiamo la statistica, quindi cominciamo a pensare a dire, beh, ma qual è la precipitazione media? Certamente la precipitazione media non sarà molto rappresentativa della precipitazione che cade in un giorno, ma quantomeno è un dato. E poi potremmo considerare la varianza attorno a questa precipitazione.
media e varianza sono concetti di cui dovete in qualche modo avere anche notizie da altri corsi. In particolare in questo caso si tratta di media e di varianza del campione. La media di una certa H è di un campione e somma tra 1 e n, per i che va da 1 ad n, delle p altezze di precipitazioni. La varianza è il quadrato della deviazione standard, in particolare vi do la formula corretta, o meglio unbiased, corretta non è nel senso giusto o sbagliata, ma quella che dà il minimo bias, quindi la minima variazione della media. E questa è la varianza. Per esempio posso andare a considerare queste due grandezze. Un'altra cosa che posso andare a considerare, per esempio, è andare a considerare cercare di capire qual è la distribuzione degli eventi di precipitazione. Quanti eventi di precipitazione ci sono? E quanto per. E in particolare in quel caso vado magari a studiare il numero, qui metto i giorni senza pioggia e qui metto il numero di giorni senza pioggia. Allora ottengo per esempio una curva che potrebbe essere fatta così. Ma che in realtà vi ho rappresentato meglio qui. In generale gli eventi di precipitazione successivi nella letteratura sono studiati attraverso una certa distribuzione che si chiama distribuzione di Poisson, che corrisponde ad un evento casuale in cui io scelgo in realtà due variabili: il fatto che ci sia la pioggia e la quantità di questa pioggia, e quanti eventi, e genera una serie discreta di eventi successivi che chiamo qui A1, A2, A3, AN, una serie successiva con n molto grande, in modo tale che la probabilità di ciascun evento sia 0 o tenda a 0 quando n, il numero di eventi, tende ad infinito. Cioè questa è la distribuzione di eventi rari. Se io ho un evento che è raro, quale distribuzione che mi intendo che possa avere? Tutta una certa letteratura in statistica dice che se un evento raro discreto, la distribuzione che mi intendo è che sia una distribuzione di Poisson, purché la media la probabilità di un singolo evento che tende a 0, ma il numero di eventi che tende ad infinito, e il valore medio costituito dal prodotto dei due sia però una costante. La distribuzione di Poisson è una funzione fatta così, cioè mu alla x, dove mu è la media, x è la mia variabile, che ha valori discreti, cioè x è uguale a 1, 2, 3, 4. Ed è fatta in modo, e ci dovremmo abituare a questa cosa, di una distribuzione di eventi, noi fatta circa come l'ho disegnata io, ma lì sopra le vedete disegnate meglio per vari valori della media. E come si legge? Dopo vediamo come si legge. La media e la varianza di questa distribuzione sono uguali a mu. Questa distribuzione ha un solo parametro e quindi si dice che è una distribuzione monoparametrica. La distribuzione discreta e monoparametrica. Mu alla x, 3 alla meno x, diviso x fattoriale. Ma x è
Allora, per esempio, io fisso, che cosa succede? Sì, Mu è un numero che in genere, se io sono nella mente di Dio, Mu è un numero che ho fissato in quanto che Dio ha fissato. Per esempio, Mu in un certo posto può essere uguale 0,5. Allora, qual è la probabilità di ottenere un evento di x di altezza uguale a 0? Beh, la probabilità di ottenere l'evento uguale a 0 è quella barretta che vedete. Poi abbiamo la probabilità di avere un evento alto 1, la probabilità di avere un evento alto 2 millimetri sarebbero in questo caso, e la probabilità di avere, cioè in questo caso sarebbe, se abbiamo parlato di tempi, sarebbero i tempi di, cioè allora per esempio capite che la prima distribuzione non è una distribuzione buona per i tempi fra una precipitazione e l'altra, perché la moda della distribuzione, ovvero il valore più probabile, è 0. In quel caso quello che mi attendo è che di solito ho precipitazione per esempio in un giorno, precipitazione il giorno successivo, precipitazione ancora il giorno successivo. Una precipitazione, una statistica interessante per il tipo di precipitazione, per gli intervalli di precipitazione, è fra questa e questa, perché mediamente piove ogni 3 giorni da noi. Quindi la curva di Poisson deve essere tale che l'elemento più probabile, la barretta più alta, è più o meno attorno ai 3 giorni e ha una forma attorno alle ultime 2 curve. Significa dove la X sono i giorni che io attendo tra una precipitazione e l'altra, e il valore della barretta è il valore della frequenza con cui il valore si attende. Ovvio che io vi do questi risultati un po' come da un punto di vista un po' nozionistico, non ve li sto a spiegare. Qui dietro c'è tutto una certa quantità di materiale di natura statistica che richiederebbe di per sé un corso per essere spiegato in maniera approfondita. Io spero che comunque voi, e comunque non vi chiedo di più di quello che vi comunico. Dopo, con alcuni concetti tipo la media, la varianza, la distribuzione, noi, se non siete già familiari con questi concetti, pian piano vi familiarizzerete, perché ne useremo molte altre distribuzioni. In realtà quella sopra è la distribuzione di probabilità. La probabilità invece è sempre un numero compreso tra 0 e 1. Quindi per fare la probabilità, per esempio, per mu uguale che x sia minore di 2 se la media è 1, che sarebbe il secondo grafico che disegniamo, dobbiamo sommare la prima, la seconda e la terza barretta, perché la prima barretta si riferisce a 0 giorni. No, scusate, sì. La prima barretta si riferisce a 0 giorni, la seconda barretta si riferisce a 1 giorno, la terza barretta a 2 giorni, e io devo fare la probabilità cumulando su tutti questi elementi e sostituendo i valori. Il valore della somma delle prime 3 barrette è 3 e elevato alla meno 1, per capire come funziona la distribuzione Poisson. Quella lì potrebbe essere la distribuzione appunto degli inter-arrival time, dei tempi di attesa quando, se oggi piove, mi aspetto che avvenga la precipitazione successiva. Posso naturalmente plottare altri tipi di distribuzione delle precipitazioni. Questo di nuovo è una rappresentazione di stampo climatologico abbastanza tradizionale, anzi tradizionalissima, delle precipitazioni, in cui cumulo tutte le precipitazioni di un mese in un determinato posto. Vedete qui Boston, Massachusetts, precipitazione più o meno costante in tutti i mesi di circa 100 mm, quindi grosso modo Boston è come Trento.
dal punto di vista di precipitazioni medie mensili, poi magari gli eventi sono internamente più piccoli. Cioè in verità Trento ha gennaio e dicembre meno piovosi degli altri mesi, quindi cioè non è esattamente come Boston. Ci sono altri tipi di precipitazione, come vedete qui c'è un massimo nei mesi estivi ed altri posti, a Manaus in Brasile, in cui la situazione è completamente invertita. Quindi abbiamo anche questo tipo di distribuzione mensile delle precipitazioni. Di nuovo anche qui entra un fattore molto soggettivo nell'analisi, che è il tipo di aggregazione temporale che facciamo delle precipitazioni, ed evidentemente ogni tipo di grafico che noi andiamo a produrre è funzionale a un qualche tipo di ragionamento. Non c'è dubbio che alcune di queste cose abbiano un grado di soggettività molto alto. E se io, una cosa che io potrei fare da questo grafico in un certo senso rappresenta anche quella che si chiama una serie temporale. Io ho, nella scissa ho tempi, sia pure scanditi in mesi, in ordinate ho un ammontare di millimetri. Io posso però andare a contare anche qua, costruire un istogramma, il concetto di istogramma quello sì vi è noto, posso andare a contare quanti per ogni valore che misuro sulle ordinate, avendo suddiviso le ordinate magari in 10 intervalli, quanti elementi cadono all'interno. Per esempio qui, se io andassi a dividere per 10 intervalli, voi capite che ci saranno al massimo 2 intervalli coperti, perché qui le precipitazioni sono piuttosto costanti. Qui, se suddivido in 10 intervalli, però ottengo una distribuzione molto più variata, perché ho una più grande variazione della serie temporale. E una volta che io ho costruito il mio istogramma, mi posso chiedere: ma che distribuzione è? Prima, un tipo di distribuzione che vi ho mostrato prima era la distribuzione Poisson. Un altro tipo di distribuzione che voi conoscete qual è? La gaussiana, no? Ma non è che per caso quei dati di prima sono pressappoco distribuiti come una curva gaussiana? A prescindere dal fatto che sappiamo bene cosa significa distribuiti come, dati distribuiti come, ma questo lo andiamo a vedere anche nelle prossime lezioni. Questo è un grafico che si chiama una carta logaritmica che si usava una volta, che noi praticamente non usiamo più, in cui i dati che vengono che appaiono come una retta sono distribuiti secondo una gaussiana. Allora, che cosa sono questi dati? Vedete qui, il dato con il punto sono dati annuali, cioè prendiamo per esempio le precipitazioni di Trento, le precipitazioni annuali, e facciamo una statistica. Se abbiamo 100 anni per esempio di distribuzioni, andiamo a calcolare la distribuzione di questi 100 anni di precipitazioni annuali. Andremo a verificare che grosso modo sono distribuiti secondo una curva gaussiana. Poi vedete che man mano che l'aggregazione diminuisce, per esempio qui questi due sono i mesi di settembre, e questi sono settembre, la distribuzione di settembre però monthly, cioè tutti i settembre tutti i settembre a Trento per 100 anni di fila. Questi qua sono la crocetta che è una crocetta che si riferisce ad un dato che è più disaggregato di quello di prima. Quello di prima era tutto un anno messo insieme, questo è un solo mese. La distribuzione non è più gaussiana, perché, o meglio, è gaussiana
Le code non sono più gaussiane perché qui devia dalla retta. Se poi andiamo ai dati giornalieri di settembre, di piazzazione giornaliere, questa distribuzione è ancora di meno gaussiana. Quindi abbiamo bisogno di altri per andare a calcolare le distribuzioni delle precipitazioni, come sono distribuiti i dati di precipitazione, dovremo fare ricorso a modelli di distribuzione che non sono quello gaussiano, che voi già conoscete. E dipende dall'aggregazione. Ma se voi vi ricordate, c'è un teorema che si chiama teorema del limite centrale, vi ricordate? Nessuno ve l'ha mai comunicato, neanche topografia. Comunque noi il teorema del limite centrale lo andremo a dimostrare in laboratorio dal punto di vista di così empirico. Una variabile, perché la curva gaussiana è più importante delle altre? La curva gaussiana è più importante delle altre perché se voi avete tanti eventi e li sommate, la somma dei dati di ciascun evento tende a distribuirsi secondo una curva gaussiana e questo grafico ne è una rappresentazione. La pioggia annuale è la somma di tutte le piogge orarie, giornaliere, mensili, quindi la somma di tanti eventi singolarmente diversi, la distribuzione della somma tende alla distribuzione gaussiana. Che è questa. In questo caso ho disegnato una curva gaussiana nella sua forma normale, cioè a media nulla e varianza 1, che è quella più bassa. Poi ho variato la varianza e in questo caso le curve divengono più strette. La varianza di cui avete la definizione di varianza empirica, ma se io campionassi il numero infinito di episodi, di eventi da quella curva gaussiana e usassi queste due strutture algoritmiche per calcolare media e varianza, otterrei esattamente la media e la varianza della gaussiana. Cosa possiamo dire invece delle durate di precipitazione? Beh, allora osserviamo le curve di destra. Le curve di destra, diavolo! Le curve di destra assomigliano a questa e quindi le curve di destra sono delle curve gaussiane. In questo caso la durata, la media non è zero, sono precipitazioni. Del resto un dubbio vi dovrebbe venire perché la curva gaussiana è una curva definita su un dominio che va da meno infinito a più infinito, mentre le precipitazioni possono essere solo positive, giusto? Quindi i dati non possono essere distribuiti esattamente come una curva gaussiana, però in questo caso la probabilità di ottenere dati minori di zero è così bassa che da un punto di vista pratico non è interessante. Cioè, posso usare questa curva come un'approssimazione di una curva gaussiana. Quindi quelle sulla destra sono curve gaussiane. Quindi va bene, la distribuzione delle precipitazioni è una curva. Della durata delle precipitazioni ha una distribuzione gaussiana, bene, una roba facile, cioè facile relativamente, non mi guardate con l'occhio così smorto, fa datemi un po' di soddisfazione. La curva gaussiana, ah sì, la curva gaussiana mi genera un sentimento. In realtà guardate bene la scissa non è lineare. La scissa non è lineare, ma vale a intervalli regolari, corrisponde a un cambio del valore di 10. La scissa è logaritmica, quindi la distribuzione delle durate è sì una distribuzione gaussiana, ma quando prendiamo il logaritmo delle altezze. Quindi è il logaritmo delle altezze che è distribuito gaussianamente. E in effetti quella che vedete sulla sinistra è la vera distribuzione in cui le durate sono rappresentate
con andamento lineare, e questa curva non è più simmetrica come la gaussiana e si chiama in effetti curva log normale. Allora, l'espressione della curva gaussiana è quella che vedete in alto. 1 diviso radice di 2 pi greco, ok, che a seconda che metto il sigma dentro o fuori della radice ci va il quadrato. Sigma quadro y, dove y è la mia variabile indipendente. Per e elevato alla y meno la media, che in questo caso è rappresentata come mu di y elevata al quadrato, diviso 2 sigma al quadrato. Sigma è la varianza della curva gaussiana. Adesso vogliamo rifare l'operazione che abbiamo fatto nella slide precedente. Cioè, allora, la distribuzione delle y è una curva gaussiana, e quella lì è una distribuzione gaussiana. Per esempio, prendiamo l'ultima delle curve in basso a destra. L'ultima delle curve, diciamo che la media è 10, pressa poco, quindi mu di y è 10. La varianza non so quanto sia, ma potrebbe essere 1. In realtà abbiamo detto che che y non è la variabile vera, 1 quindi non è o 10 non è la variabile vera, ma il logaritmo della variabile dell'altezza, il logaritmo di x. Allora dice, bene, se y è il logaritmo di x, lo sostituisco nella formula di sopra e sono a posto? Invece no, perché quando faccio un cambiamento di variabile in una distribuzione di probabilità, passo da y ad x, devo considerare che l'integrale di da meno infinito a più infinito di p di y in dy deve fare 1. Quindi per la distribuzione delle probabilità non posso semplicemente sostituire il valore da dove va, ma devo anche moltiplicare per lo jacobiano della trasformazione, si chiama, per il differenziale per dy su dx in dx. Dy su dx è la derivata del logaritmo di x rispetto ad x, che è 1 su x. E quindi mi compare un termine così, la distribuzione lognormale espressa in x, quindi, ma questa condizione vale per tutte le distribuzioni. Quando io faccio un cambiamento di variabile all'interno di una distribuzione, devo, per ottenere la distribuzione della variabile trasformata, devo moltiplicare per lo jacobiano della trasformazione. Analisi 1. Se non è bello questo, invece è così. E questa è la distribuzione lognormale espressa in che cosa? In mu di y. Devo prendere la mia variabile x, fare il logaritmo e fare la media dei logaritmi. Invece qui di avere h, ho la media dei logaritmi di h. E lo stesso di sigma, invece qui di avere la media, la variabile sigma fatto in questo modo, sigma e poi al posto di h con io ho sostituito il logaritmo di h. E a questo punto ho la mia curva log normale, che ha quelle caratteristiche che avete visto prima. E tra l'altro la curva log normale ha un'ottima proprietà per le precipitazioni, è definita solo sull'asse positivo. Come è fatta una curva log normale? Wikipedia. Ma a breve voi sarete in grado, quando ci metteremo a fare il lavoro in laboratorio, superata questa fase di apprendimento, quindi dopo Pasqua, noi queste curve saremo in grado di disegnarle tutte quante. Questa è tratta però da Wikipedia, questa è una curva con diversi una curva log normale con diversi valori di sigma.
Che caratteristiche ha? Beh, ha un solo massimo, definita sull'asse positivo. Quando una curva di distribuzione ha un solo massimo, si dice che è una curva unimodale. Ha una sola moda. Come vedete, per la curva nera, quella con sigma uguale a 10, sembra quasi una curva, sembra quasi un'iperbole, però l'integrale di tutte queste curve è sempre 1, da 0 a infinito, perché tutte le mie funzioni di distribuzione di probabilità integrano ad 1, se no non sarebbero distribuzioni di probabilità. Questa è la curva di, si chiama densità di probabilità, probability distribution function. Questo è il suo integrale al variare della x. Le curve, l'integrale delle curve log normali, cioè la curva di probabilità, beh, come tutte le curve di probabilità, sono curve che variano fra 0 e 1. Le curve di probabilità, per come sono costruite, soprattutto a partire dalle distribuzioni di probabilità, sono delle curve non decrescenti, che in generale sono sempre crescenti. In generale, insomma, genericamente sono sempre crescenti. Qui sono curve sempre crescenti e convergono ad 1. Certo, questa qua converge ad 1 molto in là rispetto al grafico, ma converge a 1. Le altre, vedete, convergono ad 1 abbastanza velocemente. Che cosa ci interessa di una cosa di cui noi diamo la distribuzione di probabilità? Ci interessa la media, la varianza e alcune altre quantità importanti. La media in quel caso l'ho segnata con E, perché quando si parla di distribuzione di probabilità si preferisce di parlare di valore atteso. Mentre il termine media lo teniamo piuttosto quando abbiamo un campione. Quando abbiamo un insieme di dati ne facciamo la media. Quando abbiamo una distribuzione di probabilità da cui estraiamo un certo evento, diciamo che andiamo a calcolarne il valore atteso. E quindi è quella grande che vedete in alto. In particolare, il valore atteso della curva log normale è la mu di y, in questo caso per più sigma 4 di y diviso 2. La mediana, che cos'è la mediana? Dai, ditemi che sapete cos'è la mediana. No? Beh, per i maschi non è il centro del campo di calcio, la mediana. O di pallacanestro o di... È il valore per cui metà dei valori sono inferiori a alla mediana e metà dei valori sono superiori alla mediana. In generale, se io ho un campione di dati infinito, metà dei valori è inferiore alla mediana e metà dei valori superiore. È un indice di posizione. La moda, abbiamo già detto che cos'è, è il massimo della curva. La curva la possiamo studiare con una funzione, facciamo la derivata rispetto alla variabile indipendente e troviamo che il massimo è, qui non è mu, ma è quel mu là che manca, questo mu. E questa è la varianza di quella curva. La varianza è un indice di quanto spanciata è la curva. Poi la andremo a definire anche più chiaramente. E se badiamo alle intensità di precipitazione, come sono distribuite le intensità di precipitazione? Beh, questa è il logaritmo in base 10 della intensità di precipitazione in realtà misurata con un radar, quindi non è esattamente l'intensità, perché per l'intensità bisognerebbe mettersi in un punto
misurare e avere, misurare in un punto, questa è misurata con il radar, però in grosso modo vedete la base qui è in base logaritmica, la distribuzione non è simmetrica ma è quasi simmetrica, si può pensare che la distribuzione delle intensità con un minimo di fantasia possa essere log normale, ma qualche dubbio rimane. Bene, cosa abbiamo concluso finora? Finora abbiamo concluso che le precipitazioni sono molto variabili nello spazio e nel tempo, questa variabilità si estende su tutte le scale e quindi dobbiamo usare degli strumenti statistici per descrivere. Per esempio, il record di una serie di precipitazioni non è descrivibile da una curva continua, ma neanche da una curva derivabile. Per fare questo usiamo degli strumenti statistici e in particolare noi abbiamo visto che gli strumenti che usiamo sono strumenti della statistica anche elementare, cioè andiamo a calcolare la media, la varianza, poi vedremo degli altri indicatori tipo coefficienti di variazione, ma magari questo lo vedremo con più dettaglio quando andremo in laboratorio, e soprattutto andiamo a vedere qual è la distribuzione della probabilità. Non vi ho certo dimostrato, ma vi ho almeno mostrato che in alcuni casi sperimentali le distribuzioni di probabilità importanti sono per esempio il tempo di arrivo per due precipitazioni successive, e queste, vi ho detto, possono essere distribuite in realtà da una distribuzione a variabili discrete che si chiama distribuzione di Poisson o la distribuzione degli eventi rari. Viceversa, l'intensità e la durata delle precipitazioni, da un punto di vista statistico, li possiamo pensare, almeno in prima approssimazione, soprattutto per le intensità, distribuite come una curva log normale. E vi ho mostrato cos'è una curva log normale, poi andremo anche a disegnare più là. Un po' difficile da ricordare, probabilmente un po' noioso, ma a prescindere dagli elementi di memoria che voi dovete sollecitare per ricordare cos'è una curva log normale, l'importante è che c'è una distribuzione in qualche modo che dobbiamo considerare. Il primo elemento più esterno, più grossolano che dovete ricordare è questo. Dobbiamo andare a vedere come sono fatte le distribuzioni di queste cose. Detto in generale da un punto di vista geografico, però possiamo anche fare un altro tipo di, se vogliamo, statistica, cioè possiamo andare a valutare qual è l'altezza di una certa durata che noi prefissiamo, andiamo a misurare qual è l'altezza di precipitazione in tutti i posti dove abbiamo stazioni nel mondo. Allora, otteniamo una tabella di questo tipo che non è aggiornata negli ultimi anni, andrebbe aggiornata, ha una decina d'anni questa tabella qua. Anzi, ne ha molti di più, ne ha 30. Però gli stessi concetti, i concetti che voglio veicolare sono già rappresentati. Per esempio, la precipitazione di un qualcuno di voi ha una calcolatrice sotto la mano? Ok, pronto con la calcolatrice, che poi andiamo a mangiare. Allora, precipitazione più intensa misurata in un minuto, 38 mm. In un'ora quanti sono 60 minuti? 60 per 38 fa circa 2400. 2280 mi dice. Quindi se continuasse a piovere a quella velocità cadrebbero 2 metri di precipitazione in un'ora. Io già vi ho detto che 2 metri di precipitazione è 2 volte la precipitazione che cade a Trento in un anno, no, in un minuto è caduto, quindi una vera cascata d'acqua, e in mezzo ci sono tutta una serie di valori intermedi. Andiamo ad un'ora sono in posti diversi ma spesso sono lo stesso posto. Allora, in un'ora di precipitazione 401 mm di precipitazione. Beh, se li confrontiamo con i 2400 di prima, sono molto, cioè l'intensità è diminuita. Però
400 mm in un'ora moltiplicato per 24 fa 9600. No, quasi 10 metri al giorno a quella intensità. Però se andiamo al massimo di quel giorno, vediamo che la massima precipitazione di un giorno è stata misurata alla Réunion ed erano solo 2 metri, non 10 metri. Quindi da questa tabella cominciamo ad imparare che man mano che la durata della precipitazione aumenta, diminuisce l'intensità di precipitazione. In particolare qui poi abbiamo 7 giorni, qui vediamo comunque questo dato, c'era qui in India dal 1860, è veramente da ricordare, 26 metri e mezzo di precipitazione. Quel posto sta, sapete, avete idea, l'India, il Golfo del Bengala, sopra il Golfo del Bengala, stagione monsonica, lì ci sono, comincia l'Himalaya, proprio lì, 20 metri di precipitazione. Il messaggio è, le precipitazioni, possiamo andare a considerare nel nostro record di precipitazioni quali sono le precipitazioni estreme. In questo caso noi andiamo a misurare proprio gli eventi estremi fissando la durata. Dovremmo escogitare dei metodi più sofisticati per capire cosa intendiamo essere le precipitazioni esterne, ma questa è la materia della prossima presentazione.